Direttore, mi cercava? Oh, eccoti. Senti, abbiamo un problema con Gaetano. Uno solo, direttore, mi dica. Le sue radiocronache non stanno andando per niente bene. Mi chiedo come mai sia possibile, quindi vuole che le faccia io? Senti, non ricominciare, ti ho già detto che tu mi servi per il calciomercato. Ma è finito il calciomercato, direttore? Il calciomercato non finisce mai, specialmente quando gioca la nazionale, quindi basta frignare. Piuttosto voglio che tu faccia esercitare seriamente Gaetano con la radiocronaca. Non so, prendete una partita vecchia, mettetela in muto e spiegagli bene come fare. Mi raccomando, se dovessimo ricevere ancora lamentele, ti riterrò il principale responsabile. Quindi impegnati. Sì, direttore. E ora che faccio? Allora, Gaetano, ho preso un Fiorentina-Juventus 1-1 di qualche settimana fa, eh? Sei pronto? Vai! Ecco le informazioni di Fiorentina. Io... No, prima il saluto. Ah, vero, ciao. E non a me, saluta i radioascoltatori. Giusto. E allora, benvenute dallo stadio Arteria Franco. Artemio Franchi, sì. Ecco le informazioni. Juventus che giocherà con il 433. Non è un autobus, è il modulo 433, continua. Il modulo. Juventus con in porta Pierino. Sì, Alvaro Vitali, Perin, e ringrazio Dio che non ci sia stato in porta Szczęsny in questa partita. E poi? Perin, Alessandro, Danilo, non ne usano cognome nella Juve. Sono brasiliani, tu leggi. Alessandro, Danilo e poi... E oddio, dove lo trovo? Trovi che cosa? Che stai cercando? Qua c'è scritto Bremer Quadrato. Dove si deve premere? Bremer e Quadrato sono sempre due calciatori. Vabbè, quindi leggi le formazioni e poi comincia la radiocronaca vera e propria. Quindi dovrai seguire la partita. Vai. Locatelle, passa. Proprio per poco, Gaetano, è una radiocronaca, la gente non vede cosa sta succedendo, gliele devi far capire tu raccontando azione per azione. Allora facciamo così, allora prendiamo il gol di Kwame, ecco, raccontamelo, ma con dettagli. Allora, c'è uno viola, mi pare 33, che corrisponde, aspetta, fammi vedere, 33 corrisponde, Riccardo Sotti, che succede? Ha segnato la Fiorentina? Gaetano, non puoi metterci 10 minuti per vedere il nome di un calciatore, così ti sei perso l'azione, dai, allora, rifallo, veloce, guarda sempre cosa succede in campo. Sì, allora, il 33 sottile passa al 99 che aspetta, avremo... Ma chi è? Signora, ho trovato Fiorentina. Era qua me il 99, Gaetano, ripeto, non distogliere mai lo sguardo dalla partita, eh? Dai, ripetiamolo. Ok, e allora il 33 sottile passa al 99 qua me che tira... E c'è il gol della Fiorentina! Oh, ma certo, questa Fiorentina è forte! 3 gol alla Juve ci ha fatto! Vero! Dio, aiutami tu! Continuiamo! Sì.